Ciao, bentornati al vlog della domenica. Stavo caricando la lavastoviglie. C'è l'episodio di Pollyanna in cui muore il padre. Oddio mio. La bambina che vede positivo. La bambina che vive al positivo, che sta piangendo una disperata in un pizzo di montagna vestita di nero con uno scoiattolino. Gioia mia. Che tragedia. Un po' come Heidi, che succedono tutte a lei. Maria Santa. E a Candy Candy. Mi domando, Candy Candy è un tripudio di problemi. Candy Candy mi faceva disperare da bambina, no. La Pollyanna, gioia. Che bambina deliziosa. Che bambina serena. Che bambina sfortunata. Perché questi bambini dei cartoni animati hanno problemi esistenziali gravissimi sin d'intera età? Perché? Non si capisce. Giorgi, tu c'era pure un pochettino maiala. Vabbè, credo che sia arrivato il tempo di andare a sistemare. Vabbè, ho dormito col tuppone. Adesso mi vengono belli vaporosi. Mi ha dato una truccata. Ah, povera Pollyanna. Ah, la bambina, come si chiama? Clara, l'amica di Heidi. Ho la voce tiratissima oggi. Che si vede che stanotte mi sono coperta scoperta. Clara, l'amica di Heidi, quella nostra di rotelle. Amare, tutta lei, ci muore il padre. No, fermi. Sara, lovely Sara. Priscilla, la mia amica, si chiama Priscilla. Perché questa bambina, lovely Sara, che è un cartone che mi ha sempre piaciuto tanto, aveva una bambola che si chiama Priscilla. Ok. Quindi, sta Priscilla e sta Sara. Non solo le muore il padre, le muore, le arriva la notizia il giorno del compleanno che lei stava festeggiando in collegio e quella lì, la direttrice del collegio, una donna abituata ad affrontare le problematiche con gli infanti, glielo dice davanti a tutti e le strappa il cerchietto con le perle e glielo butta a terra e lei è chiara principessa che diventa sguattera. Che tragedia, una mattina, cioè, ho capito che quelli della mia generazione siamo cresciuti con questi cartoni animati, con bambini problematici, certo che poi succedono certe cose. Ecco, chissà se in America vedevano questi cartoni animati e poi hanno votato Donald Trump. Questo è il problema. E allora? E quindi? E quindi? Guarda. La vedi questa cosa che ha fatto così? Non la faceva più. Poi? La vedi questa cosa che si alza la testa? Non la faceva più. Vai! Invece di disco di insalata, mortadella. Mortadella. Stavi giocando. C'è una cosa, io la faccio sempre, si incavola sempre. No, ho pensato di credersi così. Giorno così a tanta li ho fatti io. Allora, che vuoi? Che c'è? Allora, Progressive Noise. Queste cose che hai visto, che si pulisce il musetto, che non lo faceva più. Poi, ha ricominciato a incrociare le zampette. Presente quando i cani stanno distesi che incrociano le zampe? Se ne mettono una sopra l'altra, fa molto canefine e sofisticato, no? Ok. Questa è un'altra cosa che ha ricominciato a fare da lunedì. E infatti io immediatamente ho mandato la fotografia al... Cioè, mi alzaro. Ho mandato subitissimo la fotografia alla dottoressa e gli ho detto buongiorno da noi e dalle nostre zampette incrociate. Poi, gioca di nuovo. Anche prima giocava. Agli occhi del cane cornutello in questo momento. giocava da coricata, soltanto che ha avuto il fine settimana in cui io non ho pubblicato, lui è stata malissimo e quindi vabbè, lì non si muoveva più completamente, non muoveva neanche il collo. Poi va bene, comunque non pensiamo alle cose brutte, pensiamo alle cose belle. Ricky, guarda che sta facendo, aspetta un attimo, fa questa cosa di nuovo. Che è chiedere le coccole qui, non riusciva più a rimettersi sul dorso e a mettersi con le zampe così per chiedere le coccole e da stamattina lo rifà, quindi zampette incrociate, si mette così, occhi da monella e poi aspetta, ce ne sono tanti altri. Allora, sta riacquisendo lentamente un po' di resistenza e di forza sulle zampette anteriori.
Ho comprato la Physioball, facciamo esercizi con la Physioball, e poi gli fa anche con la dottoressa, però ragazzi io tutti i giorni non me lo posso permettere economicamente di portarla da uno specialista a fare fisioterapia. Me lo hanno detto anche loro, signora, se può io lo faccio a casa, quindi molte cose le facciamo 2 volte al giorno. Alle 7 meno un quarto del mattino la vado a svegliare, perché dura almeno 40 minuti. Infatti per adesso a discapito del mio allenamento, ma chi se ne frega. E poi la sera, vabbè, la sera abbiamo più tempo. La sera lo facciamo con calma e facciamo fisioterapia, massaggi, i massaggi shiatsu che ho imparato a fare, e fisioterapia e physioball. E oggi con la physioball è rimasta ferma sul posto. Che dici tu? Che vuoi che sia, per un cane che fino a una decina di giorni fa non si reggeva totalmente sulle zampe, rimanere sulle sue zampe, sulla physioball, qualche cosa. È ancora un problema fare pipì e pupù. Ma va bene, amore, mi hai sganciato. Mamma mia, tromba di culo, sanità di corpo. Oh, Pippo, che l'intestino le che faccio? Scusa. Scusa, io ti ringrazio. Ecco, per farvi capire come siamo messe, io ti ringrazio. Mamma, Lois. No, amore. Che cos'è questa faccia così? Vedi? Richiede di nuovo la coccola. Ha ricominciato a piegare questi. Vedi? Perché l'intento era rifarli piegare. Guarda, aspetta un attimo, guarda che cosa sono riuscita a fare tutti i giorni. Guarda. Ok, non lo faceva più, non sentiva più niente nelle zampe, adesso invece ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Mio marito stasera ha deciso che io devo riprendere tutti i chili che ho perso in questi anni. Queste sono le bugie. Come si chiama? Pistacchio, normali, cioccolato bianco, cioè, Fili, prendi 2 o 3 bugie, no 2 o 3 chili di bugie, 2 o 3 bugie. Sono buonissime. Got some plants growing on my island, and when the harvest comes, we'll be smiling on my island. I've got some waves all around my island, round my island. Go surfing every day on my island, on my island. Sempre in mezzo ai piedi, mi sto abitando qua. Volevo fare una piccola parentesi. Scusate se ci sono anch'io. Mamma mia, sto scherzando. Video nel vlog. Allora, poggio qua. Stamattina siamo andati. Intanto le visite ti sono piaciute, le riprese in giro, mentre andavamo, no, mentre tornavamo dal centro commerciale, visto che bella Palermo. Mando marito al supermercato a comprare il caffè e l'insalata. Perché mancava da casa la maionese, devo dire la verità. Chissà perché. Fini, prendi qualcosa per cena. È pesantissimo. Vabbè, Ecco, comunque. io dico, prendi qualcosa per cena, pensa esclusivamente per te. No, Effettivamente. la frase era. Io non voglio Io cenare. stasera probabilmente non ceno perché sto male di stomaco da qualche giorno, quindi io stasera probabilmente voglio andare a letto leggera, mangio un po' di frutta. Prendi qualcosa per te. E ha preso quello. Ma non è questo il punto di questa parte di vlog. Volevo fare un haul dentro il vlog, perché cioè io sono andata al centro commerciale, un centro commerciale stupendo. Sono con l'intento compro qualche cosa. Quindi me lo passi sacchettino rosso. Ah, ecco. Ho fatto shopping. Questa non è una spesa, è Oggi semplicemente una bottiglia d'acqua. ho detto no, dai, domani mattina ci liberiamo e andiamo. Aspetta che prendo l'acqua. No, io sono sconclusionata, sono diventata troppo sconclusionata.
Ho detto domani, sai che facciamo? Sei diventata? Sì, infatti. Domani, sai che facciamo? Andiamo al centro commerciale, andiamo al forum, così ci sono gli ultimi giorni gli sconti. Oh, la tristezza. Allora, ma io non ho lavoro! Abbiamo, infatti, quanto volevo. Questo braccialetto che è costato 2,99 e ne costava un milione, non so scritto. Chiamandosi pure. Vabbè, comunque, di cavallo. 2,99 la com'è? La staffa del cavallo. La staffa del cavallo. E poi alla MAC, perché ho finito tutti i correttori. Capito? Anche la fotocamera si è rifiutata, si è bloccata. E poi ho preso il correttore, ho preso il Select Moisture Cover Cash Cern, questo qua, di MAC, il NW20. Bisogna stare attenti a questi colori, perché io solitamente, vedi, che il 20 è questo. Ma comunque siamo riusciti, cioè sono riusciti ad andare a un centro commerciale stupendo. Vabbè, lo sai che cosa, che per adesso sto facendo economia, ecco, quindi ero andata solo per questo. Vuoi fare vedere cosa ti sei comprato? Io ho sfruttato la grande promozione, ho comprato cose di Media World. Se lo apri però poi non si vede. Vabbè, dai, non si vede. Intanto si è preso una penna USB che è bellissima. Dov'è la penna USB? La penna USB è già nel portachiavi. Queste sono, allora, queste sono le cuffie, che sono come quelle mie, che ho uguali, precise identiche, precise. Io le ho prese nere, perché siamo persone fantasiose, sì. La penna USB è bellissima, la penna USB, aspetta che la recupero. Ho comprato la penna USB, è più bella, è troppo bella, mio marito parla. Tra l'altro sono rimasta, pensateci, cosa? SanDisk, sentite il video di mia moglie, pensateci. Questa qua è una pennina USB. Ma l'ho capito ora, non valeva. Questa è una pennina in acciaio, perché li distruggo sempre, perché metto sempre nelle portamonete e la distruggo. E questa è bella. Quindi, stavolta la struttura in acciaio. Quanto è costata? 16 euro. Ma sai che me la compro pure io. Questa è 32 giga, è più che ottima, direi. Però devo prendere un'altra memoria per la fotocamera. Allora... preferisci la... No, per la fotocamera. Sono rimasta malissimo. Sono andata per Accessorize, Accessorize è chiuso. Oh mio Dio. Cioè io sono andata al forum per Accessorize, Accessorize non c'è. Ovviamente è venuto pure il cane, che ora è qua, distrutto. Come vedere, un cane distrutto, vuoi vedere? Cioè non ha fatto niente, un passo è già distrutta. Lois, sei pronta che usciamo? Non ce l'ho fatto. Ma manco la coda riesce a muovere, quanto sei stanca. Perché, che hai fatto? Lois. Tanchissima. Sei pronta? Mamma mia, che cane distrutto! Che cane distrutto! Brava che ti sei alzata! Che cane distrutto che c'è qua! Ciao, cagnolina! Io voglio dormire. E allora ti fa una bella panzata di sonno. Ha fatto caldo oggi. Magno. Allora, è sabato sera. Sì, già ho messo la vestaglia perché sono entrata a casa e sentivo freddo. 1:20. Allora, come abbiamo passato il sabato sera? Siamo andati a mangiare la pizza, siamo andati a fare un giretto, poi siamo andati a mangiare un biscotto, un caffè, una caffetteria vicino al centro. Allora, siamo usciti e stavamo chiacchierando. A un certo punto praticamente ci siamo resi conto che dei ragazzi... 16 anni, sappiamo pure il nome, avevano fatto la pipì su una vetrina dietro la quale stava dormendo un senza tetto, cioè andavano a fare queste bravate dietro la vetrina. Noi ce ne siamo accorti e ci siamo messi là vicino. Allora, non abbiamo gradito quello che succedeva, eravamo io, Filippo, mio marito, mio fratello e la sua fidanzata Isabella, eravamo tutti e quattro, ci accorgiamo di questo. Se tu permetti, non deve intervenire, giusto? Però abbiamo visto che non si avvicinavano. Ci siamo allontanati un attimino, ma veramente ci saremmo spostati 10 metri. Oh, non contenti, ripartono la carica, perché dovevano andare a disturbare quel senza tetto. Benissimo, ci siamo finiti di passare il sabato sera tra... inseguire questi ragazzi, perché poi li abbiamo inseguiti. Mio fratello e mio marito... sono partiti in qua, appena hanno visto che loro stavano ritornando da quel signore, immediatamente sono girati e sono andati. Isabella di seguito, perché Isabella era una mamma agguerrita tanto quanto, perché non esiste una cosa del genere.
Oh, erano in quattro. Tre scappano e ne lasciano uno da solo. Che era lì che cercava di dare motivazioni, tra cui una cosa delirante. Guarda, veramente. È che io l'ho ascoltato. Infatti, cerca mio fratello Filippo, non lo volevo fare parlare. Ho detto allora, ascoltiamo che cosa ha da dire. Perché lui cercava di dire una cosa tipo che la settimana prima col barbone, il barbone ci ha preso cinghiate, poi ha preso una catena, ha preso a colpi di catena. Ci mancava che diceva soltanto mentre noi eravamo seduti che pregavamo il buon Gesù, che questo è venuto, pazzo, è arrivato, ci ha preso a colpi. L'arroganza con cui questi ragazzi hanno risposto. Scappando e lasciando quello là da solo, che diceva ai miei amici. Io ho detto: guarda, ho detto io, guarda, ridendo e scherzando, ti potrei venire madre. Sarei molto giovane, una madre molto giovane, ma ti potrei venire madre. Io ti chiedo: ma che amici sono che ti hanno lasciato qua da solo? Cioè, se ne sono andati, hanno intravisto un pericolo, tra virgolette, vedi che pericolo, ma se ne sono andati e ti hanno lasciato qua da solo. Ma che amici sono? E lui mi ha detto: bah, signora. Oggi come oggi trovare gli amici, io ho detto a te solo, ma meglio Maria De Filippi sabato sera a casa da solo che con queste persone. Mio fratello dice una cosa, e io mi dispiace, non ho dovuto contraddire mio fratello, soprattutto davanti a questo ragazzo. Dice, quando tu vedi queste cose, girati e te ne vai. Io ho detto no, quando tu vedi queste cose, intervieni, non si fanno. Io gliel'ho detto di non farlo, fai qualche altra cosa, ma non, fa sì che non avvengano di queste cose. Morale della favola, ce ne siamo andati, abbiamo fatto il giro. Perché c'è, e mio fratello Filippo dice no, non ritorno. Ho detto ritornano perché sono di coccio. Oh, non erano di nuovo lì. E per tutta risposta si sono messi a ridere. Niente, morale della favola, io sono a casa, ma con questi ragazzi c'era una pattuglia della polizia perché poi hanno fatto pure altre cose. Questa non è questo bullismo. Uno non si deve voltare dall'altra parte, uno deve reagire, ma non reagire con la guerra. Io non devo dare schiaffi a questi ragazzi. Perché fai queste cose? Perché ha dato la cinghiata a mio amico? Chiama la polizia. Se qualcuno ha dato una cinghiata al tuo amico, se tu poi gli vai a fare la pipì e lo umili in mezzo alla strada, non è che cambia la situazione, giusto? Non cambia la situazione, hai soltanto fatto una schifezza, appunto. Poi quel vetro qualcuno lo dovrà pulire. Non è corretto, né riguardi il barbone, né riguardi chi deve pulire, né riguardi chi potrebbe poggiarsi in quella vetrina. Non è giusto, appunto. Non ci si gira dall'altra parte, si deve agire, ma non agire facendo la guerra, ma con le cose che è giusto fare. Quindi, che tu, se tu vedi cose già, bisogna agire. E con questo, chiudo questo vlog. Mi ha dato troppo fastidio e abbiamo fatto più che bene a intervenire tutti e quattro, perché siamo intervenuti tutti e che sono intervenuto solo mio marito, intervenuto solo, siamo intervenuti tutti e quattro. Abbiamo fatto bene a intervenire. L'avranno capito, ho i miei seri dubbi, se devo essere sincero. Ho i miei serissimi dubbi che questi ragazzi abbiano capito. Uno su quattro credo che abbia capito. Quello che si è fermato, perché uno si è fermato, gli altri sono scappati. E io gli dicevo: ma che amici sono? Ho detto, rifletti su questo. Che ti hanno lasciato da solo, voglio dire, noi siamo quattro persone serene. Ho detto, da persone serene ti stiamo parlando, ma che amici sono? Se noi non fossimo stati così e fossimo state altre persone, ti avrebbero lasciato da solo nei guai. E lui faceva, però non aveva la faccia di quello che mi stava lasciando parlare, perché gli altri ridevano. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo vlog e non si deve mai girare lo sguardo altrove, bisogna denunciare le cose sbagliate, denunciare tutto quello che è sbagliato. Non è giusto umiliare la gente, per adesso si fa un gran parlare di bullismo, il problema è che la gente, ci sono persone che non credo che capiscano che stiano facendo atti di bullismo e quelli che lo capiscono non se ne pentono, non credo che se ne pentano. Ho avuto più di una volta questa sensazione. Comunque, chiudiamo qua questo vlog. Ci vediamo domani con un video un po' frivolo, ma tanto divertente. Alla Superstar Style. Ciao! Mettimi a fuoco le mie belle occhiaie, gentilmente. Ciao!